Garbage Lab, una realtà tutta milanese che produce borse in PVC riciclato. Daniela Bravi, la titolare, ci vuoi raccontare qualcosa di questa tua esperienza? Io sono Daniela e con altri due soci ho dato inizio a questa attività nel 2009. Noi facciamo borse con materiale più che riciclato, riutilizzato, perché non c'è nessun procedimento chimico o meccanico sul materiale, ma è un riutilizzo diretto di un materiale che altrimenti andrebbe buttato. Si tratta di grosse pubblicità, le maxaffissioni pubblicitarie che tutti possiamo vedere in città, sui cantieri, lungo i muri ciechi dei palazzi, in autostrada, ed è un materiale che si presta benissimo a essere trasformato in borsa perché è stampato, quindi colorato, impermeabile e resistente. Un concetto quindi urbano, in una città dove tutti possono vedere queste enormi pubblicità e nessuno si chiede che fine facciano. Come vi è venuta questa idea? Sì, è un concetto profondamente urbano ed è un materiale che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, perché le maxaffissioni appunto sono molto presenti in città. A noi è venuto in mente di riutilizzarle appunto nel 2009. Noi abbiamo una formazione completamente diversa, un po' strana, ma avevamo 30 anni all'epoca e avevamo intenzione di dare un attimo una svolta alla nostra vita in una direzione anche un po' più ecologica. Io in quanto donna ho una grande passione per le borse, cucivo e sapevo le basi appunto di questa della tecnica, anche se chiaramente con questo materiale è tutto da imparare perché ci vogliono è una specializzazione direi, e quindi abbiamo iniziato a prendere confidenza con questo materialaccio, abbiamo iniziato a cercare fornitori, che è la cosa un po' più stravagante, e poi a capire quale era la metodologia di utilizzo migliore per questo materiale. Producete tutto a Milano e nell'Interland milanese? Produciamo sì a Sesto San Giovanni, la sede legale dell'azienda a Milano, adesso abbiamo anche un negozio, il nostro negozio a Milano, ma la produzione è diciamo alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni. Produciamo lì ed è un lavoro anche abbastanza fisico, i teli sono molto grossi, arrivano anche a 100 metri quadri, dobbiamo aprire i teli, tagliarli in pezzi più piccoli, un po' più gestibili, lavarli perché chiaramente sono state all'aria aperta, hanno preso intemperie e anche un po' di smog, e poi vengono tagliati selezionando le parti più interessanti di queste maxaffissioni, quindi le parti grafiche, le parti con più colori e le cose più stravaganti. Borse eccezionali dove si possono trovare? Si possono trovare in diversi negozi in tutta Italia, qua a Milano nel nostro monomarca in Corso Garibaldi 49, angolo via Anfiteatro.